La fase 2 è alle porte, ma tra gli ultimi comparti che riapriranno i battenti c'è tutto il settore enogastronomico, alberghiero, del turismo, che ha subito un durissimo colpo economico in quasi 2 mesi di chiusura totale legati all'emergenza coronavirus. Dovrà così attendere il prossimo 1° giugno Milena Ciccolella, cuoca proprietaria del ristorante Il Torchio a Pettorano sul Gizio, per accogliere clienti di sempre. Ed è così che la ristoratrice, assieme ad altre attività del paese, ha aderito alla manifestazione Risorgiamo Italia. Un'apertura in segno di protesta per una sola sera nell'ora di punta. Un'altra notte finisce ed un giorno nuovo Risorgiamo Italia, bar al cortile c'è, Pettorano sul Gizio, Abruzzo. Eccoci, siamo a Pettorano sul Gizio, questo è il mio ristorante aperto con le luci accese, il ristorante Il Torchio. Perché anche Qualsiasi noi cosa che la partecipiamo alla vita, manifestazione Risorgiamo ma Italia. non Fateci sarà così riaprire. sempre. Risorgiamo Italia, bar al cortile c'è. Risorgiamo Italia, il Torchio c'è. Risorgiamo Italia, la locanda c'è. Per ogni albero che Risorgiamo Italia, la neve c'è. Risorgiamo Italia. La manifestazione nazionale Risorgiamo Italia è promossa dal Movimento Imprese e Ospitalità per richiamare l'attenzione del governo sull'allarmante situazione che sta vivendo il comparto. L'obiettivo è sottolineare la necessità di azioni concrete che non si limitino alle disposizioni anticontagio per la riapertura, ma tengano conto delle enormi difficoltà che il settore dovrà affrontare. Hanno aderito all'iniziativa anche la pizzeria La Locanda, il Fraleo in Bar e il Bar al Cortile, solo per citare le attività che hanno acceso la luce in quel di Pettorano, ma per l'intera Valle Peligna non sono mancati segnali in tal senso. Vogliamo riaprire. Ad oggi zero contagi per la provincia dell'Aquila. Facciamo un sospiro di sollievo? No. All'inizio hanno voluto contenere il virus con il distanziamento sociale e la chiusura delle attività. Dal 9 marzo, come voi, siamo bloccati, ma l'abbiamo fatto per senso civico. Ora basta. Vogliamo tornare ad uscire e a lavorare. Soluzioni per la ristorazione ce ne sono tante per evitare le contaminazioni. Ognuno per il suo settore sa come deve fare. Noi già siamo soggetti a una normativa di HACCP molto rigida, ma non si può pensare che un cameriere che corre da una parte all'altra usi la mascherina con una respirazione limitata. Possiamo utilizzare le cloche a copertura delle portate, le console a servizio dei tavoli in modo che i clienti si servono autonomamente. Come sono state fatte le zone rosse? Nelle zone rosse è doverosa l'istituzione di una zona verde per la provincia dell'Aquila. Come noi, chissà quante altre aree vivono questa stessa situazione, ma non ne parla nessuno. Fin da prima del lockdown, qui al Torchio, a Pettorano, abbiamo installato gli igienizzatori per le mani, poi abbiamo iniziato una nuova avventura con il delivery in tutta la Valle Peligna, ma non può essere una soluzione a lungo termine. Per tutti questi motivi noi vogliamo riaprire, ridateci la nostra dignità.